Definirla un'impresa sarebbe esagerato. In un clima di eccessiva euforia degno del Carnevale di Rio, Pallacanestro Biella vince la sua prima partita in casa dal giugno scorso, sparando coriandoli sulle lapidi di una Mantova impresentabile e ai limiti della decenza. Una Cenerentola che asfalta 85-71 un roster di giocatori di alto livello che, al netto dell'assenza di Thompson e delle catombe di falli a gravare su rotazioni cortissime, dovrebbe delle sincere scuse ai sei eroici tifosi giunti dal Mantovano. Il 20-1 iniziale non ha illuso nessuno. Le certezze di Mantova sono crollate alla prima difesa decente di Biella, che da lì in poi non ha incontrato nessuna resistenza. Davis, sottolineiamo Davis, sembra un giocatore da Eurolega. 19 di Bertetti con un 5 su 7 da 3 in pieno spirito da bagordi natalizi. Per i virgiliani, 13 a testa per Iannuzzi, Spizzichini e Stojanovic, ma le cifre mentono, nessuno merita la sufficienza. A guastare i festeggiamenti biellesi per la seconda vittoria in 12 partite, il risultato di Orzinuovi, che dopo aver toccato il fondo la scorsa settimana è andata zitta zitta ad espugnare Pistoia. La corsa salvezza è lunga e sarebbe prudente non svegliare certi draghi addormentati, ma in casa rossoblù i toni sono leggermente alti. Big win! Sì, sicuramente è stato un momento importante della partita perché eravamo partiti sottotono, 20-1, poi abbiamo recuperato. Come dice il risultato, ancora una volta abbiamo fatto fare 71 punti e abbiamo vinto la partita, come è successo anche a Orzinuovi, come era successo anche altre volte. Un po' di sfortuna però si era messa da altre partite, non eravamo riusciti a portare il risultato. Stasera si è visto il cuore, si è visto una vera squadra, un gruppo che ha voglia di vincere, un gruppo soprattutto che sta migliorando, e questa è la cosa più bella. Ma Gemma, complimenti, che partita! La tua prestazione, la tua faccia tosta che ci piace tanto. Grazie mille, no, ma sono veramente contento. E ci serviva perché dopo Orzinuovi ci siamo sbloccati mentalmente e abbiamo iniziato forse con un po' di paura perché abbiamo iniziato 20-1 per gli altri. E ribaltare una partita così e poi vincere di 14 contro una squadra così esperta non è da tutti. Significa che abbiamo tanto cuore, ma che mettiamo anche tanto sacrificio durante la settimana. Poi posso segnare io, può segnare un altro, quello non conta. L'importante è portare a casa 2 punti e chiudere con un 2 su 2 e andare a Natale con 4 punti, che non fanno male assolutamente. Anche perché Orzinuovi oggi ha vinto, anche loro hanno sbloccato, e quindi è sempre più importante ora affrontare le partite con questa voglia. Vale doppio allora questa. No, assolutamente. Grazie al tiramisù. No, è giusto per tutta questa gente qui, è giusto per i ragazzi, è giusto per... Sappiamo chi siamo, la fatica che dobbiamo fare, però tutti, all'inizio no, ma tutti adesso capiscono che questi ragazzi per giocare devono mettere il cuore e tutto quello che hanno, perché giochiamo contro delle corazzate. Quindi è bello che la gente, in una stagione difficile, che sarà difficile, si sia identificata nel lavoro di questi ragazzi per la maglia, ed è la cosa più bella. Poi vinciamo o perdiamo, ma diamo sempre tutto, l'importante è farlo assieme, e questa è una bella cosa. Si vede che i giocatori si vogliono bene, si danno le pacche, si abbracciano quando uno segna, ma è anche bello vedere che si sgridino quando uno sbaglia, c'è affetto in campo e si percepisce. Hai detto la cosa giusta, siamo una grande famiglia, e se diventa la famiglia di tutti, di Biella, nonostante la difficoltà, alla fine faremo i conti, ma in un anno difficilissimo alla fine avremo fatto un bel anno di pallacanestro insieme, e molti di questi ragazzi diventeranno giocatori. Non facciamo calcoli, godiamoci tutto fino alla fine. E voglio dire una cosa, tanti auguri a tutti a Biella, siete un posto speciale dove fare sport. Grazie coach.